Ragazzi, iniziamo la settimana col botto e non solo col botto, con le tisane, perché fuori ci sono attualmente, non so neanche quanti gradi ci sono. 14 gradi, è ritornato il freddo, non se ne può più. E fortunatamente oggi sono da remoto. Sono da remoto, ho controllato ieri sera, mi ero messo da remoto e quindi fantastico, fantastico, anche perché oggi mi sento ancora tutti i muscoli indolenziti per questo weekend, devo recuperare appieno. Ieri sono andato a letto alle 11, ma poi stai al telefono, cazzeggia e mezzanotte e mezza ero ancora sveglio, quindi è servita gran poco la mia preparazione atletica sul cuscino di ore. E niente ragazzi, oggi si lavora qua, molto sereni, oggi è lunedì e quindi come potete immaginare io certo faccio io devo oggi è lunedì e come sapete tutti i lunedì è una giornata infernale e io oggi penso che rimarrò seduto tutto il giorno in questa sedia perché rimango qua fino alle 5 e mezza, 6. E poi alle 6 ricevo l'Eclipse dal canale YouTube americano, mi tocca fare pure quello, fino alle, secondo me, per le 9. E poi cucina, 9 e mezza anche. Poi cucina e voglio andare in palestra oggi perché almeno una volta a settimana ci devo andare, mannaggia la miseria. Ragazzi, il tempo fa decisamente schifo, ho finito di lavorare. Adesso sto andando in de palestra perché ragazzi, almeno una volta a settimana ci devo andare, appena ho l'occasione di farlo, io questa occasione la devo prendere al volo, anche perché oggi tutto il giorno seduto in casa a lavorare e oggi è lunedì, quindi devo aspettare che mi invino le clip, questo canale YouTube americano, così inizio a lavorarci sopra. Ho già visto le storie che mi hanno assegnato e niente, quindi devo fare quello, ragazzi, solo che visto che non ho voglia di stare fermo, seduto ad aspettare le clip che magari arriveranno tra mezz'ora, gli dico, vabbè, a sto punto ora vado in palestra, mi faccio 2 orette via e torno. Oh, che palle, tornerò alle 8, mangiare alle 9. Vuol dire che da quando finisco di mangiare devo solo che lavorare fino a quando vado a letto, scivolo a letto. Ah, miseria ladra, ragazzi, cosa non si fa? Cosa non si fa per il lavoro a volte? Che poi questo per me è anche un piacere, a dire la verità, nel senso sì, è impegnativo in termini di tempo, di risorse e quant'altro, ma questo è un canale che io seguivo e seguo ancora prima che diventasse un mio cliente. Io seguivo dal 2017, era il mio canale preferito di informazione per tutto il mondo elettrico e tutto il mondo tecnologico e di investimenti, quindi per me è un sogno poter lavorare per loro. È un sogno, sono decisamente soddisfatto. Comunque, ragazzi, quindi devo fare questo stasera a cena. Non so cosa potrei farmi, anche perché a pranzo mi sono mangiato le patate, da bravo re delle patate, e il carpaccio. Ma potrei farmi magari del pesce, però forse devo scongelarlo. Magari vado al supermercato, finita la palestra, e mi prendo qualcosina al volo, magari del pesce, magari posso farmi un risotto anche, un risotto alla zucca. No, ci metto troppo tempo, non so, vediamo, se no chiedo a mio fratello se mi cucina qualcosa lui. In tutto questo, ragazzi, ho ricevuto una chiamata ho chiamato stamattina il direttore bancario per capire i documenti come fossero messi, e sembra essere anche abbastanza veloci perché io li ho inviati venerdì mattina e oggi mi è arrivata la chiamata anche dal perito chiedendo quando poteva prendere appuntamento. Già questo mercoledì potrebbe andare a vedere la casa e andare a fare una stima di quanto costa e quant'altro, e sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto, così ho una risposta il prima possibile. Posso andare a Rogito, speriamo, il prima possibile. Per adesso gli unici problemi sono dall'altra parte, che mancano dei documenti, mancano delle certificazioni, quindi non mi tocca, non mi riguarda minimamente. Però qualora ci fossero problemi dal mio lato, cioè sarebbero dei problemi enormi, perché vuol dire che non mi rilasciano il mutuo, io perdo la caparra e sono decine di migliaia, cioè è spaventoso, ragazzi, un sacco di soldi.
Io non vedo l'ora che questo periodo sia finito, sinceramente, anche perché mi porta avanti troppo stress. È da gennaio che cerco casa e andare a vedere di qua e vai in banca e senti persone e organizza e senti il notaio e l'avvocato e mille mazzi e cazzi. Non ce la faccio più, ragazzi. Non ce la faccio più. Infatti, non vedo l'ora che finisca questo periodo, così poi potrò rilassarmi e iniziare a pensare a cose ancora più stressanti, cioè i lavori, ristrutturazione e quant'altro, che ora non potrei permettermi, quindi farei le cose per conto mio, tipo gli infissi, sto già capendo come si possono installare, fai da te, basta che mi compri finestre, il resto le posso installare, stessa cosa magari il pavimento in parquet, piuttosto che anche l'impianto elettrico, perché io tecnicamente sono perito elettronico, prima di diventare ingegnere ero un perito e però penso che serva forse una certificazione, una laurea. Cioè, io so fare le cose, ma non potrei. No, nulla di legale, no? Cioè, mi chiamavano lo spelafili. Quelli che studiavano come me elettronica e elettrotecnica, eravamo gli spelafili. Vabbè, ragazzi, bei discorsi, belle cose, vedremo un po' come andrà a finire. Per il momento sono felice di aver preso la macchina per andare in palestra, così non devo pensare a motorino che scivola, mille problemi. Adesso mi vado a spaccare, sono le 6, spero per le 6 e un quarto di essere già operativo. Così posto allenamento mi faccio 117 piani di scale, sono morto. Oh ragazzi, sono tornato dalla palestra, stanco morto. Mi sono fatto una piccola spesetta, principalmente la colazione per domani e delle birre. Voglio ricominciare a farmi dei toast la mattina perché mi piacevano. Adesso sto scaricando le clip del canale YouTube americano, sono le 8 e un quarto di sera, devo ancora iniziare a concepire cosa potrebbe essere la cena. E tutto a rilento, ragazzi, tutto lento. Ho 22 minuti prima che mi si scarichi il video, quindi magari in questi 22 minuti posso cucinarmi qualcosina. Ragazzi, non vi faccio neanche vedere le condizioni della stanza in questo momento, io sto andando a letto, sono le 11:53, mannaggia me, non ho fatto rima. E devo assolutamente dormire. Lunedì son morto, appena cenato, sono editato tutto il tempo. Che stanco. Ho ricevuto anche una brutta notizia perché oggi, sapete che ieri mi sono portato avanti per editare il video di venerdì. Essenzialmente, ragazzi, quel video lì l'ho fatto, è piaciuto un sacco. Mi hanno chiesto di fare un paio di modifiche. Questo paio di modifiche è essenzialmente rifarlo da zero. Cioè, la gente non capisce che se mi chiedi di cambiare la musica piuttosto che di aggiungere una cosina, a volte è proprio un cambiamento radicale. E quindi dovrò rifarlo completamente da zero. Mamma mia, si muore. Però domani. Io adesso vado a letto, sereno, quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. A domani.